in nome dei genitori, si è opposto a questa richiesta di archiviazione. Che cos'è che non la convince? Sì, guardi, innanzitutto bisogna dare atto che il lavoro della Procura, così anche di coloro che si preoccuparono all'epoca di geolocalizzare il telefono di Simone, quindi Simone, è stato, diciamo, veramente egregio. La richiesta di archiviazione, che si articola in 30 pagine, dà atto di tutti i tentativi che sono stati fatti, anche con attrezzature diciamo, attuali e anche, diciamo, in qualche modo messe in campo da diverse autorità che si sono, diciamo, preoccupate di geolocalizzare il telefono di Simone, è un lavoro assolutamente egregio. Quello che invece a noi in qualche modo ci lascia perplessi è la fase iniziale del momento delle informazioni acquisite da Simone, ovvero la fase che ha interessato il 118 di Vallo della Lucania e il 112. Ecco, noi riteniamo che al di là, diciamo, di quanto è stato fatto per tentare di geolocalizzare Simone, l'intervista fatta dal 118 a Simone aveva già fornito delle indicazioni utili per poter individuare dove era praticamente Simone e dove si poteva, diciamo, recuperare Simone. Quindi, diciamo, la nostra opposizione si concentra prevalentemente su quella fase iniziale, cosa che invece è stata, diciamo, in qualche modo come dire, ignorata dall'indagine della Procura, perché ci si è concentrati prevalentemente sulla possibilità o meno di geolocalizzare il telefono di Simone. Allora, innanzitutto chiariamo che l'opposizione è stata presentata per due motivi fondamentali. Il primo motivo è un motivo di ordine giuridico, perché noi riteniamo che si possa ancora fare le ulteriori indagini per poi valutare se il tempo a disposizione per poter salvare Simone effettivamente c'era o meno. L'altro motivo è perché ovviamente la famiglia di Simone desidera anche che sia fatta luce su tutte, diciamo, le condotte delle persone che si sono occupate di questa vicenda per in qualche modo fare in modo che non succeda più. Simone, ragazzo francese, di lingua francese, aveva la grande fortuna di parlare in italiano. Quindi chiamò il 118 e diede l'allarme della sua caduta al 118, fortunatamente in italiano. Colui che ha ricevuto la telefonata da Simone aveva il dovere di fargli un'intervista. E questa intervista di fatto non è un'intervista che appartiene, diciamo, alla singola persona, ma sono, diciamo, delle interviste che sono in qualche modo disciplinate da dei dispatch che vengono, diciamo, in qualche modo, con i quali in qualche modo vengono formati questi operatori e ai quali si dovrebbero attenere. Ecco, diciamo, questa intervista di Simone aveva fornito, nonostante noi riteniamo che l'intervista non abbia rispettato, diciamo, i canoni del dispatch, aveva comunque fornito delle indicazioni che erano quelle, diciamo, di un ragazzo che si era incamminato in un sentiero a piedi, che era partito di prima mattina, la telefonata alle 8:58, quindi di prima mattina si immagina un'ora o 2 ore prima, che si era incamminato in un sentiero Policastro-Napoli. Questa era l'indicazione data da Simone, al di là, diciamo, del fatto che lui vedeva il mare, insomma, che quindi si capiva che stava in una zona, diciamo, di costa. Ma al di là di questo, queste prime informazioni, attraverso una simulazione fatta anche da noi qua in studio, ci siamo resi conto che in pochi secondi, utilizzando queste informazioni con il motore di ricerca del sentiero che era stato, diciamo, percorso da Simone. Quindi, diciamo, in pochi secondi, se si fossero utilizzate quelle informazioni date Simone, si poteva individuare qual era il sentiero presso il quale praticamente si poteva cercare Simone. Ed erano a disposizione in quella giornata 3 elicotteri, ne viene dato anche atto nella richiesta di archiviazione, erano a disposizione 3 elicotteri
che potevano in qualche modo attivarsi o potevano essere attivati per la ricerca di Simone. È chiaro che questi elicotteri, poi ognuno aveva, diciamo, una problematica che andrebbe approfondita. Un elicottero era impegnato per la ricerca di un campo di cannabis, non sappiamo a che ora, perché ora era prevista questa ricerca, e né riteniamo praticamente che questa ricerca poteva in qualche modo escludere la possibilità di cercare Simone, una persona, diciamo, che andava cercata e andava salvata. Poi un altro elicottero invece era in manutenzione in quella giornata, e si sostiene che era in manutenzione fino alle ore 12, però la documentazione, diciamo, relativa a questa manutenzione noi non l'abbiamo ritrovata negli atti. E l'altro elicottero invece era nella zona di Matera, e quindi ci siamo preoccupati di capire in quanto tempo poteva raggiungere il posto. Si tenga presente che un elicottero che cerca una persona in quel momento, diciamo, ancora viva in un sentiero tracciato, riteniamo che non ci mette molto tempo, al di là del fatto che un ulteriore elemento che abbiamo riscontrato agli atti è che Simon aveva, diciamo, estratto, diciamo, aveva a sua disposizione una carta alluminio, probabilmente specificamente estratta per poter poi dopo utilizzare il riflesso del sole e quindi, diciamo, rendere più agevole, diciamo, l'individuazione, diciamo, della sua persona, e quindi, diciamo, la possibilità di salvarlo o meno. Ecco, tutti questi elementi messi insieme hanno concentrato il nostro atto di opposizione su una fase che è pregressa rispetto a quella del tentativo di geolocalizzare, tentativo che peraltro era difficoltoso perché la zona non era coperta da internet, e Simone in qualche modo lo lascia anche comprendere in quelle telefonate in cui dice che non sa se ha WhatsApp, che forse non aveva WhatsApp. Quindi riteniamo che ci siano stati una serie, diciamo, di particolari che in qualche modo hanno, diciamo, orientato, diciamo, la ricerca attraverso il mezzo della geolocalizzazione, distraendo, diciamo, chi doveva cercare Simone su quelle che erano le informazioni invece fornite da Simone sin dall'origine. Si tenga presente che quelle informazioni assunte dal 118, diciamo, e poi dal 112 sono state poi alle 8:58 sono state poi trasferite, diciamo, a chi si occupava, diciamo, direttamente della ricerca soltanto verso le ore 10:30 alle 11, quindi in un ritardo, diciamo, notevole. Quindi ci si chiede, noi ovviamente, anche il perché queste informazioni non sono state trasferite subito, ma soprattutto chi ha acquisito queste informazioni. Gli inquirenti sostengono che comunque le responsabilità della morte di Gautier non possono essere affidate ai soccorsi e quindi i soccorsi non possono essere accusati di omicidio colposo perché comunque il ragazzo, secondo la relazione del medico legale, a causa delle ferite che ha riportato, sarebbe morto nel giro di pochi minuti, per cui non avrebbero avuto il tempo di salvarlo. È chiaro che i tempi sono ristretti, su questo, diciamo, non c'è alcun dubbio, però noi riteniamo che nonostante i tempi ristretti, con un mezzo soccorso si poteva praticamente salvare Simone. Sostanzialmente, comunque, voi sostenete che anche un intervento immediato di un mezzo, di un elicottero sarebbe servito per salvarlo, però la procura sostiene che anche l'intervento immediato di un elicottero non sarebbe stato sufficiente per salvarlo. La procura non si interroga su questo aspetto. È un aspetto, diciamo, che nell'atto di, diciamo, nella richiesta di archiviazione viene escluso, perché in qualche modo viene evidenziato che non vi erano dei mezzi di soccorso, degli elicotteri a disposizione quella mattina, che vi era la difficoltà di reperirli, e dall'altro lato non ci si interroga sulla possibilità di avere a disposizione subito l'individuazione del luogo dove bisogna cercare Simone. Ragion per cui tutto, diciamo, tutta la ricostruzione del tentativo di geolocalizzare ha completamente, diciamo, fuorviato, diciamo, l'attenzione degli investigatori rispetto praticamente al dato che noi adesso, diciamo, poniamo in evidenza. Un solo riferimento viene fatto alla possibilità, diciamo, dell'elisoccorso di cercare Simone, in qualche modo evidenziando che l'elisoccorso non è un elicottero deputato alla ricerca, ma basta a chiunque andare su qualsiasi sito del 118, in cui, diciamo, viene in qualche modo indicato con precisione, anche in maniera promozionale, la possibilità
possibilità, diciamo, dell'elisoccorso di percorrere una lingua, diciamo, di territorio per poter cercare la persona da portare in salvo. Quindi, diciamo, tutto questo è stato offerto, diciamo, all'attenzione del giudice delle indagini preliminari, che valuterà praticamente se effettivamente c'era una minima possibilità di salvare Simone o comunque se c'è stata comunque una condotta in qualche modo imperita o negligente da parte, diciamo, di qualcuno nella vicenda, diciamo, di Simone Gautier.